Martedì. Hai fatto tutto il possibile, non puoi fare altro che attendere che la guarigione di Nanako. Affrettati a scuola. Grazie. Mattina presto, pranzo. Naoto. Ovviamente. Konnichiwa. Buon pomeriggio. Hai impegni dopo la scuola? Vorrei che venissi con me. In realtà non ho nulla da fare, però non sono sicuro di averla persona, mi sa che l'ho usata. Te lo dico dopo, scusami Naoto, hai ragione, ma devo controllare. Tanto arrivato a questo punto è indifferente fare prima Riso o fare prima lei, quindi vediamo, anzi, prima di decidere con chiunque, se abbiamo trovato tutti gli oggetti per tutti. Hai consegnato il velo con amuleto. Fantastico, con questo velo vicino mi sento già meglio. Oh, ma se lo indossassi attirerei troppo l'attenzione e mi guarderebbe tutti come fossi pazza. Oh no. Oh, scusa, sto pensando di nuovo solo a me stessa. Tieni, prendi. 5 chiavi. Grazie. E ok, missione completata. Ehi, c'è la prof, buongiorno. Felix Kun, posso rubarti un minuto? Vorrei chiederti una cosa. Ultimamente niente sembra andare verso il senso giusto e sto cercando di capire la causa. Feng Shui dovrebbe bastare, giusto? Un Feng Shui migliore mi aiuta, credo. Sono stata ansiosa, lamentosa e tutto, ma di solito non sono così. Così ho chiesto in giro. Alcuni studenti mi hanno detto che sei bravo a trovare le cose per la gente. Mi serve una sfera di cristallo, pensi di potermi procurare una? Se la posizioni vicino all'ingresso di casa, sono certa che tutti i miei problemi svaniranno. Certo. Fantastico, conto su di te. A saperlo prima, e mi sa che non ce l'ho, vero? Esatto, non ce l'abbiamo. Perché ovviamente gli oggetti te li droppa. Chi è sto tizio? È il preside? Ovviamente gli oggetti te li chiedono e appaiono solamente dopo che ci entri dentro i dungeon, cacchio. Felix Kun, dico bene? È facile ricordare il tuo nome, essendo uno degli studenti appena trasferiti qui. Ti piacerebbe scambiare due paroline? I giovani dicono spesso di non sopportare la campagna, ma a mio parere il problema è che non hanno degli hobby. Se li avessero non si annoierebbero nemmeno qui, lontano dalla città. Sono nato e cresciuto qui, ma non ho mai patito alcuna monotonia. Questo perché ho una collezione. Di che tipo ti chiedi? Carri armati. Tutto ciò che riguarda quelle macchine micidiali. Non ne ho mai abbastanza. Cannoni, cingoli. Dopo essere diventato preside, ho potuto investire tempo e denaro per espandere la mia collezione, ma una palla d'esercitazione è l'unica cosa che non sono riuscito a procurarmi. Se ne entrassi in possesso, sarei disposto a darti una ricompensa che i soldi non possono comprare. Certo, ovviamente. Sul serio? Potresti trovarne una? Non vedo l'ora del tuo ritorno. Ovviamente non ce l'abbiamo, vero? In una base, ovviamente sempre dentro il coso di Naoto. E guarda un po' sempre il caso, sempre dopo che ormai abbiamo fatto tutto. Tu invece che cos'è che volevi? Eh? Che ti viene in mente parlarmi così all'improvviso? Non sai che è maleducazione. Ah, sarà l'ema lei. Oh, scusa se ho reagito così. Va tutto bene. Non vado di fretta. Dunque. La studentessa biascica qualcosa, evidentemente agitata. Forse è stata lei a scrivere la richiesta sull'ema. Vuole migliorare la sua capacità di fare conversazione. Cosa vuoi? Smetti di fissarmi. Le sue parole sono taglienti, grazie alla tua comprensione. Cosa? Di solito a questo punto le persone se ne vanno urlando co urlandomi contro. Sei strano. Perché te stai impalato? Dimmi qualcosa, no? È scomparsa. È scappata via. Forse dovresti parlare ancora con lei. Altra missione che richiede più giorni? Tu invece che cos'è che volevi? La rotella ad alta velocità, ecco te. È proprio lei, non ci credo. Grazie infinite, senpai. Che bello, ora potrò completare la mia opera d'arte. Tieni, questo è un piccolo segno della mia gratitudine. Specchio fisico. E vai. Questo è il tuo armadietto delle scarpe, c'è qualcosa all'interno. È un biglietto che ho scritto, l'ho fatto economia domestica, spero che ti piaccia. Riso Segai. Andiamo anche nei laboratori. Che cos'è che volevi? Il blocco d'argento, se non ricordo male. Esatto. Grazie mille, ora potrò finalmente completare l'opera. Non so se basta come ringraziamento, ma ecco, ho realizzato questa radio. Radio confortante. Tendono a rompersi facilmente, ma ho pensato che potesse interessarti ascoltarne una. Detto questo, la qualità di questo argento è incredibile. Per altre richieste potrò contare di nuovo sul tuo aiuto? Ovviamente, come no? Radio confortante, eh? Aumenta l'attacco del gruppo. Pensavo curasse tutte le alterazioni. Tu invece? Dove troverò qualcosa di simile? Trovare che cosa? Mio papà è un po' giù dopo che aver chiuso il suo negozio di modellismo. Ma se l'ho aiutato, sono sicuro che la trama è sempre lui che ha chiuso il cacchio di negozio. Ma l'ho già aiutato, ho fatto il modellino. Mi chiedevo se ci fosse qualcosa che potessi fare. Magari radunare tutti i ragazzini che andavano da lì e da lui. Ma hanno detto che non verranno a trovarlo a meno che non gli dia dei distintivi. Cosa?
Volevo regalargli quelli della Shiroku, ma non gli piacciono quelli. Non so dove cercare. Ovviamente lascia fare a me. Sul serio? Va bene, allora, i ragazzini vogliono una prova di passione. Loro sono in tre, quindi mi serviranno altrettanti istintivi. Scusa, ma non so a chi altro rivolgermi. Dove li trovo? Ah, ce l'ho! Che bello! Ah, eccole! Grazie infinite! Spero possano fare la felicità di mio padre. Scusa se ti è coinvolto in questa storia, ultimamente mi sto affidando un sacco a te. Ecco, questo è per te. È un ringraziamento anche da parte di mia madre. Una perlina. Wow, grazie. È la prima volta che abbiamo una missione e abbiamo già l'oggetto. Vediamo se lui invece ha qualcosa. Ma è Ganar! La giustizia prevarrà. È una cosa del genere, vero? Le lodi del maestro sono un indice di vittoria, giusto? Ti prego, ti supplico. Per favore, scambia quel Ganar con l'arma che ho realizzato. Va bene. Con Boomerang Feather. Oh, davvero? Grazie mille. Non si accettano restituzioni. Ma quelli sono Sleipnir. Dunque questo è l'aspetto delle gambe delle belve divine. Con questo potrei forse volare. Ti prego, ti supplico. Per favore, scambia quel Sleipnir con l'arma che ho realizzato. Stivali a razzo. Davvero? Grazie mille. Non si accettano restituzioni. Poi? Ma quello è uno scudo barbarico. Ti prego, ti supplico, scambialo. Sì, 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 vediamo. Con Taiko piatto, davvero non si accettano restituzioni. E con questo andiamo a farci un giro. Vorrei presentarti uno dei nostri ultimi arrivi. Polizia della moda, siete tutti in arresto perché abbiamo un nuovo gioiello di magazzino, look da duro. L'aura senza fronzoli di un detective innavigato scioglierebbe persino il cuore di un criminale più incallito. Lo stile è tutto nella vita, sono Reiko Osa, la carismatica carifashionista. Quanto costa? Look da duro, 34.000 yen. È un set? No. Vuoi acquistare il look da duro? Ah, ma solo per me? Vabbè, dai, ci sto. Vediamo come ci sta. Il Federman non mi dispiacerebbe prenderlo, ma non mi va di spendere 99.000 yen per il momento. Sarà uscito qualcosa di nuovo? Scopriamolo subito. Statuetta di Re Frost. Proviamoci. Peccato, niente. Tu invece che cos'è che volevi? Ah, i piatti, è vero. Non li abbiamo, che sfiga. Va bene, finiamo il giro di perlustrazione. Vediamo se abbiamo tutto per tutti. Il carbone per il vecchio, sono sicuro che ne ho in abbondante quantità. Gli hai consegnato il carbone di qualità? Oh, non ho mai visto un carbone come questo. Anche solo tenerlo in mano mi riscalda. Grazie ragazzo, ora posso costruire la migliore sauna del mondo. Questo carbone è fantastico. Ehi, aspetta, dammi la mano. 40.000 yen, così, grazie. Non è molto, lo so, ma è quanto un vecchietto come me può permettersi. Se li tenga, ragazzo. Ragazzo, grazie. Grazie, signore. Non doveva, davvero. Non doveva sprecare la sua pensione con me. Hai consegnato la lampada eterna. È proprio questa? Sì, non si spegne e non è alimentata dall'elettricità. Ah, chiedo venia. Ne parlo come se fosse chissà quale aggeggio straordinario. Beh, qualunque cosa tu possa pensare, la trovo fantastica. Tieni, prendi, è un segno della mia gratitudine. 30.000 yen, wow. Oggi 70.000 yen così a gratis e non abbiamo ancora venduto la roba, pensa un po'. Oh, hai trovato una pochetta foglia, grazie. Scusa se continui a seccarti con le mie richieste, non è un granché come ricompensa, ma... Una foglia di maca, grazie. Ancora? Che palle. Oh, sei tu, mia mamma mi ha sgridato. Non puoi stare fuori, la nebbia è pericolosa, presto ci trasferiremo, così preparati. Ha detto così. Ciao, mi spiace disturbarti di nuovo, ma ho una cosa da chiederti, sei libero? Certo. Ecco, la mia famiglia sta per traslocare, quindi ho preso una decisione. Non voglio più essere identica a mia sorella. Penso che la prima cosa che voglia fare sia cambiare il mio aspetto. Voglio indossare un cerchietto. Mi piacerebbe averne uno carino. Puoi portarmi un cerchietto a ramo? Se sei tu a trovarlo vuol dire che non ce l'avrà nessun altro, giusto? Mi puoi aiutare? Certo. Grazie, sono felice di poter contare su di te. Vediamo se ce l'abbiamo già. Di solito in TV lo indossano le donne bellissime che vivono nei rifugi. Va bene. Penso di aver controllato da tutte le parti, giusto? A parte il gatto, che vabbè, non abbiamo pesce al momento. Abbiamo fatto tutto. Quindi andiamo da Deidara e vendiamo tutta la roba in eccesso. Quanto ci dai? 311.000. Beh, grazie. Entriamo dentro. Ci prendiamo una persona della fortuna e torniamo da Naoto. Eccoci qua. Oh, Star-san, mi auguro che consentano presto le visite a Nanako-chan. Per il momento non ci resta che aspettare. Oh, se non hai programmi, sappi che oggi sono disponibile. Ok, c'è una cosa che vorrei che vedessi. Visto che possiedi l'Akkesi, si rafforzerà presto. Dagli. Sì, per favore. Naoto sembra felice. Che cosa dobbiamo vedere sulla banchia del fiume? Naoto ha portato una nuova sfida del ladro fantasma. L'ho trovata stamattina nella mia cassetta postale. Il ladro fantasma sa dove abito, quindi ha dato a te il primo biglietto per qualche altro motivo. Perché a te, però? Perché sembriamo intimi? Che stai dicendo? Non può essere. Smettila con queste idiozie senza senso. Naoto è andata nel panico. Allora, che ne pensi del contenuto del biglietto?
Sul biglietto c'è scritto: lungo le rive assolate crescono un albero da frutto, il luogo prescelto è presso il 7 e il 3. Questa volta è criptico. Beh, me l'aspettavo. L'albero da frutto mi fa pensare subito al primo biglietto. La seconda frase però... Presso il 7 e il 3, cosa indicano quei numeri? Lungo le rive assolate cresce un albero da frutto, il luogo prescelto è il 7 e il 3. I numeri sono sicuramente importanti. I numeri nello specifico, il 7 e il 3. Gli occhi di Naoto brillano. Lungo le rive assolate cresce un albero da frutto. Guarda la terza e la settima parola. Rive e albero. In parole povere, il luogo che ho scelto è presso il grande albero sulle rive del fiume. E comunque andiamo a cercare l'albero più grande in riva al fiume. Hai controllato riva al fiume. Sotto l'albero che avete trovato è sepolto qualcosa. Lo sapevo. Ho molti ricordi legati a questo orologio. Naoto tiene in mano un orologio digitale troppo grande per il polso di un bambino. È piuttosto avanzato, sai? È uno dei 7 strumenti dei detective. Ha una retroilluminazione molto intensa. Puoi usarlo per accecare un nemico. L'ho modificato quando era piccola. Quando ero. Fin da bambina ho sempre adorato questo genere di cose. Alle bambole e agli orsacchiotti preferivo le macchine e i robot. Mi piacevano i posti alti, avevo una base segreta su un albero. Mi divertivo un mondo. Perché? Perché non sono nata maschio? Sarebbe stato tutto più facile. Mi sarei potuta divertire a fare tutte le altre cose che mi piacevano. È buffo, vero? Io sono felice che tu sia una ragazza. Eh? Che stai dicendo? Non c'è nulla di cui essere felici. Naoto sta andando nel panico. Ma poverina. Sul serio, faccio fatica a mantenere il controllo quando ci sei tu. Mi sembra di ricevere delle prediche, come se fossi ancora una bambina. Naoto si guarda i piedi, imbarazzata. Senti che il tuo legame con lei si è rafforzato ulteriormente. Non mi guardare, per favore. L'affinità sociale di Naoto è salita di livello, fortuna è migliorato, ha influenzato anche la sua persona. Con che cosa recupero 2? Non ci serve, grazie. Finora ho parlato sempre solo io. Perché non mi racconti un po' di te? Cosa ti piaceva fare quando eri piccolo? Mi sarebbe piaciuto vederlo. Scusami, cosa? Non ho neanche parlato, non ho detto nulla. Andare a casa e non c'è nessuno, ovviamente. C'è Ai, che non la stiamo cagando mai. Andiamo dalla vecchia. Salve signora, ho trovato altra roba. Io non capisco, ti giuro. Non capisco dove cacchio sono tutte quante le pietre che vuole la signora a questo punto. E nulla, stasera non c'è molto da fare. Vediamo i libri che abbiamo a disposizione. Oh, strano che qualcuno ci chiama. Hai ricevuto un messaggio e di Rise. Senpai, dicono che ti piacciono i film, eh? Voglio vedere Ferie Romane, è appena uscito. Io amo l'originale, quindi non vedevo l'ora che uscisse il remake. Quindi ti invito a invitare me a uscire insieme per vederlo. Dichiarati su. Rise, il film che Rise voleva vedere è in palinsesto al cinema. Se vai al cinema forse è il caso di invitare anche Rise. Sai che forse dovrei provare con Rise? Ti ricordi di non aver comprato niente. C'è rimasta solo la diligenza da aumentare. Posso prendere questo per catturare più insetti, visto che per il momento non abbiamo nulla da fare. Devo, a questo giro, esatto, alla prima serata di pioggia, occuparla subito e andare al negozio di Daidara a comprare le armi. A questo giro abbiamo i soldi, usiamoli fin da subito. Naoto c'è, Ai c'è, Rise non c'è. Rise, che palle, perché ogni volta scompari? Sarei però interessato a provare ad andare al cinema, sai? Più che altro perché è Rise. Magari Rise ottiene un bonus particolare. Potrei provare a salvare e vedere se ottiene qualcosa. Ne dubito, perché già ottiene qualcosa andando alle terme. Però chi lo sa. Più che altro, le terme sono gestite in Persona 5 in modo distaccato. Le terme sono in parte la chiesa che ti fa ricordare quello che hai dimenticato e in parte il pub che ti fa ottenere appunto i punti, diciamo, bonus come il cinema, e in più ti fa prendere un'abilità la domenica, che è appunto andare alle terme. Ah giusto, aspetta, visto che abbiamo finalmente la comprensione... Oh ciao Cie! La comprensione al massimo. Comprensione massima aumenta la dialettica, che... Non ci serve, però l'accettiamo. Martedì, giovedì e sabato notte. Perfetto. Che effettivamente le notti erano quelle un po' più in dubbio su cosa fare. Ai proprio non l'abbiamo cagata a zero totale. Però se non hai programmi sappi che oggi sono disponibile. Non è ancora pronta a rafforzarsi, eh. Proviamo a
occupare allora quel tempo, magari una sera. So che adesso abbiamo ottenuto tutti i lavori serali, ma proviamo magari a recuperare una sera che la troviamo in giro. Ciao, andiamoci a fare un giro, forza, alle terme, io e te nel bagno. Sai quanti Dojinshin escono fuori? Soprattutto dopo essere entrati in quel cavolo di posto e voglia che rilassarsi alle terme sia bellissimo. Dunque, parliamo del futuro con lei. Che cosa hai appreso? Amon. E torniamo a casa di nuovo da soli soli soli. Puoi lavorare come custode. E in teoria è la volta buona che la completiamo il custode, giusto? C'è Naoto, quindi io direi di occupare il tempo con lei, quindi l'ospedale, fanculizzati. Oh, Star-san, non mi aspettavo di trovarti in giro a quest'ora. Volevo dare un'occhiata in libreria, ma mi sa che è troppo tardi. Vuoi restare qui un po' a chiacchierare? Sì, dobbiamo recuperare, a quanto pare. Grazie, procediamo. Naoto sembra felice. Per quanto riguarda il festival culturale, ti chiedo scusa. Tuttavia, era l'unico modo. Non sarei mai riuscita a stare davanti a tutta quella gente indossando un costume da bagno. È già abbastanza imbarazzante stare sul palco, figuriamoci con un concorso di bellezza. Però hai vinto. Non me l'aspettavo, davvero. Da quel giorno sento addosso molti più sguardi inquisitori. A dire il vero, è una situazione un po' opprimente. Naoto sospira. A parte questo, hai sentito l'ultima diceria sulla pensione a Maghi? La notte in cui abbiamo soggiornato lì, qualcuno ha detto di aver sentito degli uomini urlare da una delle stanze. Oh no. È stato piacevole chiacchierare un po' del più del meno con Naoto. Senti che il tuo legame con Naoto si è rafforzato ulteriormente. Dovrebbe tornare, non volevo trattenerti tanto a lungo. Ho un regalo per te, ti tornerà utile se dovessi sentirti affamato. Il cioccolato al latte, grazie. Ci vediamo, dai che domani piove. Dunque, che si fa? Gli amici dello sport prima o poi ti giuro che li finiamo, ti giuro. Ma prima dobbiamo fare i confident principal. Ma dove cacchio è Rise? Ma scusami, che fine ha fatto quella ragazza? Non è ancora pronto, ma che palle, Naoto. Allora, aspetta un attimo, voglio fare un tentativo. Proviamo a dare un'altra risposta. Va bene così, non devi per forza adularmi. In tutta onestà, ero così afflitta dall'ansia all'idea di stare sul palco con Rise e le altre che a stento ricordo qualcosa. Oh, per fortuna. Dai, a sto giro è andata bene. E infatti, guarda un po' il culo. A sto giro è arrivata Naoto. Mi sembra che non avevamo nulla da fare, vero? Però decido dopo, scusami, devo vedere. Non ho visto se c'era qualcuno in giro oggi. Ah, aspetta, a proposito di ragazze con cui uscire. C'era la ragazza esatto qua sul tetto. Ah, sei tu, ti stavo aspettando. Cioè, che ci fai di nuovo qui? Chi ti ha chiesto di venire? Allora, ho da fare, quindi sbrigati a dirmi quello che vuoi dire. Diventiamo amici? Eh? No! La ragazza è strana, è scappata. Forse dovresti parlare appena la rivedi. Forse diventare amici non era la risposta giusta. Usciamo di nuovo con Naoto. Naoto vorrebbe aiutarti a stare meglio. C'è una cosa che vorrei che vedessi. Si rafforzerà presto, perfetto. Andiamo. Sì, per favore. Naoto sembra felice. Sulla banchina del fiume. Sembra che Naoto stia pensando a qualcosa. A dire il vero, è da un po' che non sento il nonno. Volevo confermare l'elenco di oggetti rubati dal ladro fantasma, ma il nostro segretario, Yakushiji, mi ha riferito che è andato in America per fare visita a un amico malato. Io ho il sospetto che il ladro sia tuo nonno, ma da allora non sono più riuscito a contattare il nonno o Yakushiji-san al cellulare. Beh, non c'è motivo di preoccuparsi per loro. Sono certa che stanno bene. Mettiamoci al lavoro. Oggi con la posta ho ricevuto una nuova sfida. Sul biglietto c'è scritto Vdioror Mxquikv Ave Caesar minus 3. La frase è incomprensibile. Sarà la base dell'indovinello? E questo Ave Caesar minus 3, preso da solo, non ha senso. La parte con il minus potrebbe essere importante. E se sottraiamo il 3 a Cesare? Sottrai 3? Ah, sottrai 3 è la prima frase. Vdirror mixkv. Qui sottraiamo 3. Osserva il riferimento a Giulio Cesare. Rimanda al suo cifrato crittografico. Cesare nei suoi messaggi militari faceva slittare le lettere avanti i 3 posti nell'alfabeto. Noi dovremmo fare il contrario. In pratica diventa Tavolo Giunes. Tavolo Giunes. Perfetto, andiamo. Un tavolo al Giunes, a caso, senza dirci quale. Giunes area ristorazione. Sotto al tavolo era attaccato qualcosa. Sapevo di trovarla qui. Naoto mostra una grossa penna a sfera. È un altro dei 7 strumenti per detective che avevo realizzato.
Si può usare come una normale penna sfera, ma nasconde anche una torcia o un cannocchiale in miniatura. Credevo di averla persa, non pensavo che l'avesse il nonno. Né io né il nonno siamo riusciti a buttare queste cose. Quando avevo ancora questa penna, ero una bambina che sognava di diventare una detective, ma non pensavo mai a cose come essere un maschio o una femmina. L'assenza di coetanei con cui confrontarmi potrebbe aver esasperato il tutto. Non avevo amici all'epoca, ero un'emarginata. Ma chissà perché, rispetto a quando ero completamente sola, ora che sono con te e con gli altri, me ne preoccupo molto di più. Sento di essere nel bel mezzo di un cambiamento. Non c'è nulla di cui avere paura. Cambiare è parte della natura. Capisco. Dici che sono spaventata. Capisco. Naoto accenna un sorriso. La necessità di cambiare e il desiderio di rimanere me stessa si intrecciano. Questa cosa mi terrorizza. Naoto sembra più minuta che mai. Sei rimpicciolita. Il fatto che mostri questo lato del suo carattere indica che ti ha aperto il suo cuore. Oh. Patatina. Rango 7, ok, non so perché pensavo di essere al rango 8. La determinazione si è rafforzata, sopravvivere a un colpo mortale. Ottimo. Star-san, ti sei mai sentito così? Vorrei la tua opinione. Già. Tesoro, più di quanto la gente possa pensare. Già, oggi puoi lavorare come tutor. Vuoi lavorare come tutor? Oggi puoi lavorare all'ospedale. Allora, calmi tutti. Lavorare come tutor vuol dire probabilmente iniziare un nuovo confidant. Lavorare come infermiere porta al livello 9. Oh, c'è Rise! Aspetta, io è da un po' che non vedo Rise e non sono sicuro a che punto sia il nostro rapporto, quindi faccio un salvataggio giusto per sicurezza. Spero che domani riappaia, perché è da un sacco che non la vedo a scuola, la stronzetta. Facciamo lezioni private. Hai deciso di dare lezioni private. Abbiamo un sacco di comprensione, un sacco di conoscenza. Mi chiamo Shu Nakajima, piacere di conoscerti. Chiedo scusa, è un giovanotto un po' timido, però è molto sveglio, sai? All'ultimo compito in classe ha preso il voto più alto di tutti e l'insegnante... Mamma! Adesso basta, dobbiamo studiare, esci. Oh, ma certo, caro, non voglio disturbarti mentre studi. Eppure, Star-kun, ti chiami così, giusto? Ho sentito che i tuoi punteggi al liceo Yasogami sono in crescita. Shu è già in seconda media, per cui dobbiamo cominciare a pensare a quale liceo iscriverlo. Beh, conoscendolo sono certa che entrerà in un'ottima scuola. Poi però, quando verrà il momento dell'università... Mamma, ho detto basta, per favore. Oh cielo, mi sa che hai ragione. Bene, allora Star-kun, mi raccomando, cerca di essere un buon insegnante. E tu studia come si deve, Shu-chan, ok? Io voglio giocare, non voglio più studiare, mi sono rotto il cazzo. Star-san, giusto? Te lo dico senza giri di parole. Non ho alcuna intenzione di frequentare la Yasogami. La scuola preparatoria che frequentavo non era niente di che, e così ho deciso di passare alle lezioni private. Tu eri l'unico disponibile, quindi se ti riterrò inadeguato ti farò sostituire subito. Tienilo a mente. Sei proprio uno stronzetto. Non preoccuparti per me. Certo che mi preoccupo. Preferirei non sprecare il mio tempo per presentarmi a una sfilza di potenziali tutor. Bene, da dove cominciamo? Non ci sono materie con le quali ho particolari difficoltà. Sei piuttosto sicuro di dovergli insegnare? Educazione fisica. Non è divertente. Shu ti fissa con occhi di ghiaccio, ma tu lo ignori. La tua statistica di diligenza è aumentata. Hai dato ripetizione a Shu. Afferra i concetti con rapidità, risponde ai problemi che gli sottoponi in un batter d'occhio. Hai fatto il tuo meglio per spiegargli gli argomenti in modo che fossero facili da comprendere. La tua dialettica è aumentata, la tua conoscenza aumenta. Oh, la madonna, che culo. Continuiamo la prossima volta. Sei stato bravo, è stato facile capire le cose di cui mi parlavi. Sono certo che sia anche grazie alla mia intelligenza innata, è ovvio. Sarei sempre il benvenuto ogni volta che avrai il tempo di venire. Io nel frattempo continuerò a lavorare con i miei ritmi. Dunque, sì, puoi tornare a darmi ripetizioni. Sei stato accettato come nuovo tutor. Hai fatto conoscenza con Shu Nakajima, lo spocchioso allievo sapientone. Percepisci l'accenno di un legame. Io sono te, tu sei me. Hai creato un nuovo legame. Ecco, vediamo. La torre. Bene. Tu sei me e io sono te. Hai instaurato un nuovo legame. Ti condurrà più vicino alla verità. Sarai benedetto quando creerai le persone dell'arcano torre. Ho già fatto Yoshitsune, quindi sono a posto. Hai instaurato l'affinità sociale studente assistito, la torre arcano. Potresti ottenere punti bonus. A presto. Beh, 10.000 yen. Non è neanche male.
e oggi piove, il che in realtà non è male. A volte quando studiamo la storia dimentichiamo che essa è ancora viva in mezzo a noi quest'oggi. Pensate alla... quella che non so come si pronuncia. Una pianta del deserto del Namib. Alcuni esemplari hanno più di 2000 anni. Deve essere durissima sopravvivere alle crudeli condizioni desertiche per 20 secoli. E la cosa più incredibile è che le sue due foglie principali continuano a crescere dall'intero lasso di tempo. Mi incuriosisce un sacco il loro traboccante desiderio di vivere. Oh! Mi stavi ascoltando, Starkun? Certo che sto ascoltando, zoccola. Da Osidi. In che deserto si trova quella pianta lì? Namib, non sono stronzo, l'ho ascoltata. Ben fatto, l'hai azzeccata. Sarai l'orgoglio di te stesso. Beh, io a differenza sua sì. E i suoi genitori cosa pensano di lei, signora? Chissà se otterrai parte della sua immortalità se riuscissi a procurarmene un esemplare. Oh, ma non ho raccontato a nessuna delle altre insegnanti. Faccio a meno della concorrenza. Zoccola. No, si scherza ovviamente, Per oggi le lezioni sono finite, ovviamente sta piovendo e quindi niente. Abbiamo due scelte, possiamo andare o al cinema con Rise, visto che ce l'ha chiesto, per vedere effettivamente cosa ottiene, oppure andare a pescare. Vorrei tentare prima pescare, per il semplice fatto che abbiamo ottenuto un po' di insetti diversi, e vorrei vedere se riusciamo, come ci ha chiesto il vecchio, ad ottenere cos'era il signore del fiume o qualcosa del genere. Oh, qualcosa di grosso, un pesce enorme. Non mi sento di aver usato bene il mio tempo. Vediamo almeno il cinema se ci dà qualcosa di buono con Rise. Lo spettacolo principale è Ferie Romane, il programma dall'1.11 al 30.11 è la storia di un dio romano, Giove, che si prende una pausa dai suoi doveri divini e si trova il vero amore. 1500 yen, ok. So che devo invitare Rise, ma ti giuro... vorrei vedere cosa succede se invitiamo Kanji. Più che altro anche Cie, so che non è il suo genere, però siamo fidanzati, sai. Vediamo se prende qualche bonus. Ah, ehi senpai, che c'è? Volevi chiedermi di uscire? Oh, volevi farlo davvero? Al cinema, sicuro. Allora ci vediamo lì davanti, a dopo. Oh Gesù. Ciao Rise. Grazie per l'attesa, senpai. Oh, ma siamo solo noi. È invitata proprio me. Beh, andiamo. Guardi il film insieme a Rise. Peccato che non ti fanno vedere neanche una scena. Ah, oh, che sfiga. L'elegante storia d'amore che si dipana nella città di Roma ti ha fatto battere il cuore. Ti sei goduto il film con Rise. In genere i remake di grandi successi non sono mai all'altezza degli originali, ma questo di sicuro fa eccezione. E così quella è Roma, eh? Adoro le città europee, sono affascinanti. Pare che il film sia piaciuto molto a Rise. Grazie dell'invito, senpai. Se ti va di uscire di nuovo, devi solo farmi un colpo di telefono. Decidi di tornare a casa. Niente bonus? Oh, che sfiga. Allora, non è che mi aspettassi chissà quale bonus, ma almeno qualcosina. E andare al cinema con Rise è inutile, purtroppo. Beh, sembra che oggi stiamo facendo solo scelte sbagliate. E allora fanculo tutti quanti, vado a prendermi un caffè da solo. Stavo pensando anche a una cosa, tra l'altro. L'altro giorno ho detto che al momento siamo sprovvisti di una persona di ghiaccio. Però abbiamo Izanagi che c'ha Megidola, Mazio Dain, che per carità è utilissimo, ma ora abbiamo anche Thor e Koiryu. E soprattutto abbiamo Surt che fa gli attacchi di fuoco. Quindi, eventualmente, quello di fuoco potremmo toglierlo in cambio di quello di ghiaccio. Devo guardare se abbiamo la carta. Tra l'altro poi queste tre abilità sì, sono buone, ma per carità, ci ho messo davvero tanto a far trasformare quell'abilità e non ho pensato all'eventualità che effettivamente ci mancava qualcuno di ghiaccio. Maragi Dain, ti ringrazio, ma ci vediamo. E ora con Shirosha ci andiamo a prendere un caffè. Nuovamente all'aroma soverchiante. Ed apprendiamo la grazia angelica che esce addirittura fuori dal testo. Ehi ragazzino, tra poco si chiude. Guardi che ora solo ti rendi conto di aver perso conoscenza. Questa l'hai mai sentita? La domanda che si chiede se i cani hanno un'anima. Sembra stupido, vero? Ma va bene così, questo genere di domande sono dette dialogo zen. Fa attenzione sulla strada di casa e torna quando vuoi. Si è fatto tardi. Beh, è simpatico, per quanto strano possa sembrare... è un bravo sceto. E anche oggi sta piovendo. Allora... farei un tentativo solo giusto per vedere. Vediamo se leggendo questo qua degli insetti con la pioggia riusciamo ad aumentare la nostra diligenza. Ne dubito, però proviamo. Almeno comunque qualcosa otteniamo. Finiamo il libro. Diligenza e vai. Che
culata, madonna mia. E otteniamo più insetti adesso. Sabato e c'è il sole. Per oggi le lezioni sono finite e Nanako si riprenda. Ricordati che potresti lavorare come partendo per scuola. Puoi arrivarci dalla fermata dell'autobus. Grazie. Effettivamente non l'abbiamo ancora fatto questo lavoro. Dovrei provare a vedere che cosa si tratta. A me dispiace un sacco non vedere più Yumi. Nonostante tutto, madonna mia. Ma lo so, poverina. Abbiamo provato questa, proviamo questa. Ma che... chi te l'ha detto? Oh... non è un problema per me, lasciami in pace. Il suo modo di parlare la preoccupa e le fa stare sulla difensiva. Prova a darti una lezione allora. Grazie alla tua attuale dialettica puoi vantare la priorità di linguaggio tale da poter dare lezione agli altri. Lupus in tabula. Ti offri di farle da insegnante. Lezioni di conversazione? Non mi servono, lasciami stare. Ma se proprio vuoi insegnare a qualcuno allora ti farò il favore di starti a sentire. Ma dai, le dai dei consigli su come parlare con gli altri. Non potevi dirmelo subito? No, così non va. Avrei preferito che mi avessi riferito tale informazione in un'occasione precedente. Meglio? Grazie. Spero che mi darai altre lezioni. Ciao. Oh. Cie, tranquilla, non ti stavo tradendo, stavo aiutando per la volpe, tranquilla. E finalmente Rise riapparve. Siamo a livello 8, quindi ci serve per forza una persona. Allora, giusto per citare un attimo il sistema, vorrei fondere Shrosha senza registrarla nel nostro libro, così da mantenere ancora Grazia Angelica in modo da rifarla di nuovo col caffè senza dover spendere 50.000 o anche più soldi per avere quella carta. Grazia Angelica lo insegniamo a Izanagi. Sì, non è la prima persona a cui dovremmo insegnarlo, per carità, però Izanagi ci rimane sempre nel cuore. Izanagi è la nostra persona personale. E suona malissimo come è detta così. Voglio portarla da qui fino alla fine del gioco, senza appunto lasciarla mai. Qualche volta è capitato, ma non conta. Comunque, abbiamo ottenuto la persona degli amanti. Se ora mi dice che il nostro rapporto non è pronto a rafforzarsi, giuro che gli spacco la testa contro quella luce rossa. Senpai, voglio vedere Nanako-chan. Voglio vedere il suo viso. Ah, oh, mi spiace. Per te deve essere persino più dura. Posso fare qualcosa per te? Ah, oh, ci sono. Usciamo un po'. Ti piace l'idea? Rise vorrebbe aiutarti a stare meglio. Visto che possiedi bella, si rafforzerà presto. E vai, dove andiamo? Andiamo a fare shopping. No, strano. Sulla collina che sovrasta la città. Sei qui su richiesta solenne di Rise. Senpai. Rango 8 parla da sola. Voglio tornare nel mondo dal TV. Sentiamo. Ma in realtà quel mondo mi manca. Perché uno ci tiene a quel mondo, due eri brava e tre ovviamente... sapere che qualcuno ti sostituisce non ti fa stare bene. E poi, tesoro, risette parte di te. Io sono te e tu sei me. Non ci voleva un genio, tesoro. Non vorrei proprio te sulla testolina così da togliergli la frangetta. Però risette sono io. Ma giustamente, non è che sorride timidamente. Cioè, alla fine ci hai messo comunque impegno ed eri brava. In che senso, scusami? Beh, alla fine tutte quelle immagini sei comunque tu, tesoro. Che poi non lo vuoi accettare, ritorniamo solamente indietro così, esatto. Sei comunque te stessa. Sì, te stessa in tutto quello che fai e sarei felice lo stesso. Brava. Un po' però, vabbè, lo mettiamo adesso. Rise ha detto quello che pensava guardandoti dritto negli occhi. Mettiamola, ve lo dico appena adesso a fare la carta.
A me sembra un po' la stessa cosa di Yukiko, però, qua alla fine. Stiamo avanzando, io non voglio più essere così, non voglio fare questo, non voglio fare questo. Poi passo indietro, con tutte e due siamo avanzati, non voglio più fare questa cosa, voglio fare la mia vita, voglio... non voglio più essere un idol. Per carità, sono tutte scelte, io l'ho sempre detto. Yukiko sbagliava nel modo "non tornerò più qui", ma scusami, che cacchio vuol dire? Non vuoi fare l'alberghiera, questo non vuol dire che non puoi tornarti qui a Inaba. Stessa cosa lei, non vuol dire che se tu non vuoi più fare l'idol, o anzi, non vuoi dare un'immagine diversa di te facendo l'idol, bastava che fossi te stessa sempre. Per quanto strano possa sembrare, ad ora io rimango ancora con la mia scelta, ovvero che il confidente amoroso migliora d'ora e CIE. Forse perché si mostra effettivamente più fragile di quanto voglia sembrare, più normale di quanto voglia sembrare, e quindi ti spinge ad apprezzarla a parer mio di più. Poi, per carità, alla fine sia Yukiko che Rise sono sicuramente due ottimi confidant amorosi. Entrambe mostrano veramente dell'interesse amoroso nei tuoi confronti. Però io ho fatto la mia scelta. La fitta sociale è livello 9, amante migliorato, ulteriormente rafforzato, saltuariamente protegge il gruppo. Rise bloccherà una volta un attacco rivolto all'intero gruppo che ucciderebbe un alleato. Grazie. Anche noi siamo felici che tu sia venuta, fidati. Oh, bella carezzina sulla testa così. Vatte. Oh, andiamo, dai. Hai riaccompagnato Rise e te sei tornato a casa, da solo, triste. Lacrima che scende. Yoshitsune Torre si rafforzerà presto, lezioni private, vai. Hai dato ripetizioni a Shu. Riguardo alla domanda numero 4, qui, perché usare questa formula? Hai cercato di dare spiegazioni facili da capire. La tua statistica di dialettica è aumentata, come se mi servisse. Non è deliziosa questa cheesecake? L'ho acquistata in un negozio online che va per la maggiore. È stato il più quotato per 15 settimane consecutive. Proprio come Shou-chan, al primo posto in tutto. Smettila! Ma sei il mio orgoglio, la mia gioia. Perché ho la sensazione che lei sia una madre single e tutto il suo orgoglio vuole che il figlio sia perfetto, sia il dottore e sia la madonna lui. Allora, Starkun, riguardo a Shu, pensi che riuscirà ad entrare all'università di Tokyo? Mamma, voglio che non debba ritrovarsi ad affrontare troppe difficoltà. Una volta inserito in una buona università sarà sistemato, giusto? Abbiamo tutti un talento naturale, quello di Shou-chan e quello di essere intelligente, tutto qui. Voglio solo che entri in un'ottima università, così da trovare subito un buon lavoro, comprare una bella casa e sposare... Ecco, appunto. Mamma, non preoccuparti per me adesso, mamma. Io sono sempre il migliore. Lo sono oggi e lo sarò anche in futuro. Ben detto, è proprio il figlio ideale. La madre di Shou non smette di tessere le lodri del figlio. E lui non credo ne sia contento, vero tesoro? Perché tutti quelli della torre, sia lui che l'altro ragazzo in Persona 5, hanno sempre problemi con la madre? Se entrerò in una buona università, sarò davvero sistemato. Vuoi che ti faccia stare meglio o vuoi che ti dica la verità? E tu che ne sai? Non sei all'università. Shu ti sta deridendo. Ancora non ho bisogno di essere sistemato. E poi non sono neanche sicuro di sapere cosa significhi veramente. Beh, ora devo studiare. Non ha senso chiedere dell'università se poi non ci si dà da fare. Shu sembra abbattuto. Chissà come mai. Raison d'être. Sai cosa significa? Certo che sì. Sono sorpreso. Beh, però tu sei già al liceo, in effetti. Shu annuisce. È irrilevante. Ho solo la mia mamma, i miei compagni di scuola sono soltanto dei ragazzini. Lo sapevo. Non hai un padre, vero? Senti che il tuo legame sia leggermente rafforzato. Non che mi aspettassi chissà cosa, effettivamente. Torre aumentata. Qualcosa? Torre migliora. Ah, giusto. In questo gioco non ottieni abilità aiutando i confidanti inutili come lui. Oh, è già ora di salutarci. Non abbiamo ancora risposto a quella domanda. Proviamo ad aiutarlo ancora un po'? Non hai abbastanza diligenza. La prossima volta... Capisco. Beh, a presto. Che sfiga. Questo vuol dire che probabilmente 10.000 yen. Dovremmo... Ah, che palle quando succedono queste cose. Questo vuol dire appunto che la prossima volta avremo il... Non è ancora pronto a rafforzarsi, di sicuro.
Non c'è scuola, hai fatto tutto il possibile, cosa potresti fare? Iniziamo dal guardare la televendita. Bracciale Raisin, oppure le scarpe Nice. Il bracciale sono abbastanza sicuro che ce l'abbiamo già. Allora, per oggi niente, perché non sono sicuro che quale sia quel bracciale. Però fammi vedere. Credo sia quello che aumenta tutte le statistiche, giusto? No. Questo era il bracciale di carta e questo era il bracciale Kimyaku, che aumenta le statistiche di 2. Potrei provare a comprarlo per vedere giusto che cos'è, ma oggi ormai è andata. Allora, è domenica, siamo a casa, che possiamo fare? Oh, guarda quanti micini e guarda quelle ombre svolazzanti. Che belli che siete, mamma mia, vorrei accarezzarvi tutti. Vediamo se c'è Rise. Allora, c'è Naoto e sarebbe la prima volta... Ah, allora... Che palle quando ci sono queste decisioni. Abbiamo la prima volta con Naoto che potremmo andare alle terme e insegnarle qualcosa di utile, probabilmente. Oppure completare Rise. Allora, io completerei Rise. Per il semplice fatto che così ce lo leviamo dalle scatole. Per quanto è brutto dirlo, ce lo leviamo dalle scatole un altro confident e siamo a posto. Tesoro, non è ancora pronto a rafforzarsi. Madonna, Rise, qua, il cervelletto. Un cazzottino qui. Ti voglio bene, ti do le carezzine sulla testa, ma porca di quella miseria. Quando mi fai perdere tempo. Oh, ho ottenuto la statua di Refrost. Sono andato veloce, ma ho dato per scontato che non l'avremmo ottenuta. Fantastico. È anche vero che potremmo passare del tempo con la vecchia, visto che è domenica. Però a questo punto... Che poi, Naoto, quello non è proprio un motorino. Ciao senpai, come ti senti oggi? Lo ammetto, avere uno scooter è una manna. Ora capisco perché la gente che vive in queste parti è alla macchina. Ho appena fatto il pieno, ti andrebbe di fare un giro da qualche parte, tempo permettendo. Certo, andiamo alle terme. Alle terme? Sembra rilassante. Faremo ovviamente il bagno in vasche separate, sì. In tal caso andiamoci, è da un po' che ho le spalle doloranti. Ma dai, vabbè sì, effettivamente c'è stato di mezzo il dungeon. Sto dicendo, sei andata da Yukiko l'altra volta. Effettivamente però sì, la posso capire. Alle terme sei venuto con Naoto. Senti la voce provenire dalla vasca delle donne. Ormai i tizi delle terme. Ehi, ciao, con chi sei oggi? Senpai, sei lì? Non posso crederci, ci sono solo io qui. Posso rilassarmi completamente. All'inizio ero un po' restia, ma sono contenta di aver accettato il tuo invito. Mi sta venendo sonno. Oh no, è affoga, poverina. Ovviamente parliamo del futuro. Il futuro? Beh, sono un po' indecisa. Qualcosa in Naoto è cambiato. Bufudine. Ah, e beh, questo è buono. Megidolan, Garudine, Agidine e Bufudine. Ti giuro che se mi impara anche Zio Dine, Naoto rimane fissa nella squadra. Perché questo vorrebbe dire che avrebbe tutti gli attacchi singoli, elementari, di qualsiasi cosa. E se fra le cose bonus che può impararmi c'è Signore della Magia, non la togliamo mai più dalla squadra. Mahamon, grazie di tutto, ci vediamo. Anche perché concentrazione l'ha già ottenuta, quindi cos'altro potrebbe ottenere di utile Naoto? Sei rimasto con Naoto fino al tramonto. Dunque, domenica sera, che facciamo? Se c'era Rise potevamo occupare il tempo con lei per recuperare un attimo il tempo. Chi e Yukiko purtroppo non ci aiutano in questo momento. Qua non c'è niente, come... Già ieri mi sono dimenticato di passare. Ah beh, tanto in realtà non è vero. In realtà puoi catturare gli insetti una volta al giorno, quindi se lo fai di mattina o di sera cambia relativamente poco. Quindi anche l'altra volta non ho sbagliato. Mi sa che stasera purtroppo c'è poco e niente da fare. Se c'era Risa era perfetto, almeno completavamo il confident e via. Fare il modellino aumentava la diligenza? Non mi ricordo. Vabbè, però almeno lo completiamo. È insemblato in silenzio anche pezzi più piccoli. La diligenza è aumentata. Perfetto, dobbiamo ricordarcelo. Stavi per usare il pezzo 9 al posto del 6. Giustamente. Il modellino è ancora incompleto. Ci lavorerai più tardi. Il che vuol dire ci lavorerai domani. Per oggi le lezioni sono finite. Lavorerai dopo scuola. Effettivamente queste giornate stanno passando molto tranquillamente. Non c'è neanche... lezioni, non ci sono domande, stranamente tra l'altro. Però ci sei ancora tu, la ragazza strana agli occhi lucidi. La tua lezione non è servita a niente. Ho provato a iniziare una conversazione con una ragazza della mia classe, però mi sono innervosita all'improvviso e ho detto qualcosa che neanche pensavo. Spostati, Rakia, devo passare. Che posso fare? È scoppiata a piangere. Ti tocca andartene, scappa. Scusati con lei. Grazie al tuo coraggio riesci a imbastire un appassionato discorso sul coraggio. Le spieghi l'importanza sociale di trovare il fegato e di scusarsi per i propri errori. Wow, sei bravo, incredibile.
Potevano scrivere qualcosa. Hai ragione, mi scuserò con lei. Ferire gli altri senza scusarsi è proprio da egoisti e da codardi. Andrò a scusarmi. Magari dopo averlo fatto riuscirò a parlare seriamente con lei. Non posso continuare a usare le mie scarse capacità dialettiche come scusa. Mi impegnerò di più. La ragazza strana sembra aver superato la paura che le bloccava per la sua crescita sociale. E ha esaudito la richiesta scritta sul lema: dovresti tornare dalla volpe. E dai, Naoto è qui, Rise non c'è, Rise è qui. effettivamente... Ah, cavolo. Allora, la sfiga è che purtroppo uscire con lei in questo modo non ci aiuta veramente, nel senso non ci aiuta a risolvere i problemi, visto che ci manca un pochino per salire di confidenza. Io non mi ricordo a che punto siamo con Rise, se questa è la quinta, se questa è la quarta, boh. Qualcosa in Rise è cambiato, la forza dell'assalto di Rise è aumentata. Sei restato con Rise fino al tramonto. Ah, niente, nessun messaggio. Strano. Allora, vediamo la televendita intanto. Saranno anche 20.000 yen, ma vediamo sto bracciale com'è. Anche fosse un 3 più a tutte le statistiche, magari ci può essere d'aiuto. Dagli col modellino, che così aumentiamo la diligenza. E lo mettiamo lì sullo scaffale. La diligenza è aumentata, non ancora abbastanza. Hai della colla sulle mani, si attacca a tutto quello che tocchi. Finito? Agni corazzato. Perfetto, glielo mostriamo al tipo. E poi lo mettiamo sullo scaffale domani, che è oggi. Se non c'è nessuno, io completerei la richiesta della volpe. C'è Naoto e beh, Naoto già vale effettivamente la giornata, visto che ieri siamo usciti con Rise. Oh, se non hai programmi, sappi che oggi sono disponibile. Non è ancora pronta a rafforzarsi, cacchio. Ero convinto, dannazione, che fossimo pronti ad andare avanti e invece... Facciamo allora la cosa più utile. Andiamo al santuario, oppure potremmo parlare con lui. Mi sembra che andare dalla volpe sia molto più utile perché... Ce la portiamo dietro, metti che ci deve curare, ci fa pagare un po' di meno. Param pam 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 pam. La volpe ti ha portato l'ema col desiderio che hai esaudito, probabilmente preoccupata per l'esito. Hai detto alla volpe che hai esaudito il desiderio scritto sull'ema. La volpe sembra vivace. Evviva! Viva, viva, viva! Soldi! Yeah! La volpe osserva la cassetta delle offerte e sembra soddisfatta. Se si venisse a sapere della benevolenza del santuario, verrebbero più persone a donare offerte, certo. La percepisce la gratitudine della volpe. Mi chiedo se sta volpe abbia un significato reale, nel senso... non lo so, è tipo uno spirito o qualcosa. Scusami, c'era scritto sconto in TV? Ah no, non so perché pensavo... A Tanaka per qualche arcano motivo. Si sta facendo tardi, decidi di tornare a casa. Dunque, lavorare come tutor non sarebbe male. Vediamo se prima però c'è Naoto o Rise. C'è Ai, bene, l'inutilità fatta persona stasera. Allora amico, ho finito un altro modellino. Ah, sei tu, ho trovato qualcosa di bello. Ottieni un nuovo modello. Modellino di robot di scooter, facciamo scooter. Scooter incompleto. Non ci sono molte varianti di questo modello. La marca è locale, quindi non bisogna riempire gli spazi tra i pezzi. È tutto arrotondato ed è divertente da lisciare. Diamine, lo pulirei e lo ucciderei ogni giorno. Ma se lo lucidi troppo, finirai non solo per limare le giunture, ma anche il modello in sé. Finiresti per dover... a posto così. Vabbè, comunque non vedo l'ora di sapere come l'hai finito. Vabbè, l'importante è che lui è contento. Vediamo il modellino nuovo che abbiamo fatto. Beh, oddio, non è brutto, però... Vediamo se anche lo scooter ci aumenta. Ah, che beh, ma è il nostro scooter, ma dai! Di costruire un modellino. Hai assemblato in silenzio, sì, la diligenza è aumentata. Ed è uscito un trofeo, voi non lo vedete? Mister Perfezione! E vai, finalmente! Hai quasi tagliato un pezzo che non andava toccato. Fantastico. Il modellino è ancora incompleto. Oh, finalmente! Io spero però che le statistiche vengano trasferite in New Game Plus, perché rifarmi di nuovo tutta sta roba, ti giuro, mi sparo. Sto pensando a quanto tempo io ci ho messo a finire effettivamente Persona 5 e mi sembra che a livello di ore forse mi sbaglio, ma a 95 io ero già comunque bello avanti. Allora, Naoto è lì, ma dobbiamo aumentarla. Ai, in teoria dovremmo essere a posto, cioè nel senso andrebbe via tranquillamente. C'è Cie, certo, come primo gameplay devo dire che io non ho nessun tipo di lamentele. Probabilmente lascerò qualcosa indietro. Questa volta rispetto a Persona 5 non lascerò indietro nessun companion, quindi diciamo che cercherò di essere preciso nel farli tutti quanti.
Ma probabilmente qualche companion secondario, secondo me, da qui ad aprile lo lasceremo indietro. Poi, qui ad ora, mi sembra che tutti i giorni li abbiamo sempre fatti, a parte quelli che andavano in automatico, senza mai saltarne uno. In Persona 5, per esempio, c'è il periodo da gennaio a San Valentino che lo salti completamente, per dire. Certo, anche a livello di storia lì è diverso perché finisci in prigione, quindi di conseguenza grazie al cazzo. Però mi fanno paura, ma devo imparare a sopportarli. Mi fa impressione anche solo scrivere la parola gatti. Sembra che la volpe voglia che tu esaudisca invece il desiderio scritto sull'emma. Forse spera che esaudendo, sì, potrebbe rafforzarti. Accetti la richiesta, vai. Paura dei gatti. La volpe sembra felice. Buon per te. Tiki 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 sulla testa così. Oh, come fai ad aver paura di un gattino? Cie, iniziamo da te, vediamo cosa prendi oggi alle terme. E se ci è utile che tu venga con noi alle terme oggi. In caso contrario, abbiamo due confidence secondari di cui poterci occupare. Cosa prendi oggi? Dissolvi tetra. Beh, oddio, non è utilissimo, ma non ci farebbe schifo. Magari al posto di rimonta era un po' meglio, però neanche per tenere una roba simile che magari neanche finisco ad usare. Oh, senti qualcuno davanti alla porta di ingresso. L'ordine di Trevendine è arrivato, il bracciale Raizen. Puoi lavorare come custode e non sarebbe una cattiva idea, ti dirò. 4 a tutte le statistiche, lo immaginavo, perfetto. È stato un buon acquisto, grazie Tanaka. Per una volta non lo insultiamo. Naoto se lo merita volentieri questo bracciale perché, cavolo. La cosa assurda è che Satana è giudizio e non è diavolo. Però, se dobbiamo andare all'ospedale... ci serve un diavolo. Però c'è Naoto. Fanculo l'ospedale, dobbiamo recuperare con Naoto. Con l'Akesi si rafforzerà, vai. Procediamo. Sembra felice. Tu vivi con Dojima-san, esatto. È un uomo interessante. La prima impressione che ho avuto di lui era quella di un tipico detective da film noir. Ma quando io e gli ufficiali di polizia eravamo in disaccordo sui metodi da adottare, lui era l'unico a esporsi per me. I miei consigli alla fine sono stati comunque ignorati, ma lui ha provato ad aiutarmi e non lo dimenticherò. È uno che ha a cuore la verità e lo sappiamo grazie al suo confidant. Sì, è un esemplare raro tra le file della polizia e non aveva neanche secondi fini nell'aiutarmi. Credo si stia impegnando davvero per risolvere questo caso. La sua determinazione è sotto gli occhi di tutti. Devo dire che siete piuttosto simili tu e lui. Grazie. La famiglia Shirogami ha stretti legami con la polizia, ma questi legami sono talvolta adombrati dagli interessi contrastanti. Ecco perché è preziosa la presenza di detective come Dojima-san, anche se nel suo caso... e il resto non lo sapremo ovviamente mai. È stato piacevole chiacchierare del più del meno con Naoto. Senti che il tuo legame si è rafforzato ulteriormente. Si rafforzerà presto. Dovrei proprio tornare. Non volevo trattenerti tanto a lungo. Ho un regalo per te. Ti tornerà utile se dovessi sentirti affamato. Peso giusto. Beh, allora andiamo a casa. Se vuoi ti tengo la mano. Naoto, siete tornati a casa. Qualcuno viene a dormire da me. Sono da solo. Mi sento molto triste. Oh, strano. Mi direte che domani piove? Wow, che nuvolone! Pare che il tempo peggiorerà a partire da domani. Non dirmi che torna la nebbia, mi serve una pausa. Uno di questi giorni mi farò male tornando a casa nel buio del corso privato. Se vuoi da domani ti accompagno io a casa, senpai, che dici? Ci stai provando con me? Domanda? Lo sapevo. Voglio che sappiate che non sono motivata per nulla oggi. Appena si scopre che qualcosa non va, il dispiacere si attacca addosso. Sul serio, non sposatevi troppo presto. Non che dei giovani come voi possano capirlo prima di commettere voi stessi quell'errore. Vorrei soltanto una birra. Mamma mia. Ah, a proposito di birra e matrimoni, l'alcol ha a che fare con la radice della parola inglese bridal, ovvero nuziale. Sai dirci in che modo, Anamura-kun? Ah, che cosa? Perché io? Ehi, un momento. Qual era la domanda? Ma poi, è scritto nel libro di testo. La radice di Bradical, Bridale. Gli hai suggerito la risposta che ritenevi giusta. Proprio così, Bridale. Pare che il motivo vada cercato in Inghilterra, dove ale, la birra, veniva tracannata ai festival e ai raduni. Ed è impossibile sopravvivere a un matrimonio senza un drink o due. Non sei mai stata ai matrimoni giù al sud Italia, fidati. Ma che attinenza ha con la matematica? Grazie comunque, avevo la testa altrove. Scusa se mi distraggo sempre, ma tranquillo. Come se fosse un problema o una novità. Non ci pensare. Sta senza pensieri. A proposito di matrimoni giù al sud. Appare... Naoto.
Eccola qui, ovviamente. Senpai, oggi potresti venire con me dopo la scuola? Te lo devo dire dopo, scusami. Oh, capisco. Beh, se dovessi avere tempo, fammelo sapere. E non appare nessun altro. Ovviamente. Dopo scuola.